interpretare, si deve interpretare come una chiave di lettura critica della società contemporanea, come invece già avviene la volta passata, il nostro Roberto lega l'immagine al verso. Il visibile nella sua accesa realtà, nella efficienza del sogno, a quella che è la trasmutazione poetica. Spinto da quella impellente necessità di rappresentare l'uomo bianco, il pellegrino, il cammino, che deve attraversare la storia, deve attraversare le società passate, ma anche la società che lo rappresenta. E così da Michele Etrusco, che vi presentiamo questa sera, che è un volume agile, elegante, è una raffinata sintesi, si ritrovano le tematiche di sempre. Adesso, con quel suo navigare tra Populonia, il promontorio di Piombino, dal Golfo di Baratti all'Isola d'Elba, a Follonica, vedete tutto questo territorio che descrive Roberto in questo bellissimo volume. Vestendo i panni dello scopritore, no? Dell'archeologo, che si mette in mare ed è diciamo un avventuriero, diciamo così, che va attraversa secoli la storia, che si rifà a un antico popolo come quello etrusco, un popolo di grande cultura, di grande anonimità, di grande fascia. E rimane stupefatto dalla storia e dagli eventi che lo guardano. Il volume si muove con una bella disinvoltura, devo dire, su questo sempre su questo gruppo binario, in un incrocio tra una corta rappresentazione leggendaria, storica, culturale del mondo etrusco, con le sue divinità, con il suo Olimpo, e quindi con le rappresentazioni del mito e dei miti, e una sofferta e dura visione di una società contemporanea, emblema dei disfatti e delle problematiche della nostra contemporaneità, con i suoi grammi di povertà e di limitazione. È suddiviso in due sezioni, lo specchio di Duran e l'ombra della sera. E quindi lui inizia questa navigazione, inoltrandosi nel leggendario popolo degli Etruschi, lasciandosi trasportare dalle onde marine a cui affida storie, culture delle sponde del Tirreno, fondendo, ripeto, come sa fare il mito con la quotidianità, i suoi moderni diti, avendo fissi l'intenzione e il desiderio, sostanzialmente, di raccontare le bellezze della sua Toscana, con una poesia in cui si mescolano suoni, danze e cante degli antichi popoli, con quelli moderni di una popolonia distrutta, in cui appare anche la vicenda, addirittura di Napoleone, al suo esilio. E infine c'è la drammatica situazione dei migranti, ci sono tante belle poesie dedicate a questo argomento. E allora con la sua scrittura carica di cultura, ma al tempo stesso leggera ed aerea, subito cita Torà, dea dell'amore e della fecondità, a cui seguono rappresentazioni di altre divinità, figure mitiche, abbiamo già sentito, come Tagete, Febo, dea della bellezza, la donna etrusca Velia, l'eroe di Italia. Ma il suo viaggio è anche, come dire, una scoperta piacevole di estate al sole, ecco che rientra la quotidianità, di vacanze, di paesaggi incantevoli, come la Buca delle Fate, la fonte di San Cervone, abbiamo sentito la poesia prima, e quella del Tozzino. Ci sono anche i ritrovamenti di relitti sul fondo del mare, ecco che ritorna l'anfora di Antiochia. Insomma, è una miscellanea di storie, leggende, nature, amenità e umanità, letture del passato con spiagge e litorali, e ritorno al popolo dei Tirreni dedito alla lavorazione del ferro e del rame. Poeticamente interpretata e colpisce il cuore lo sguardo del nostro poeta a bordo della sua nave, sia nella prima che nella seconda.
favolosi scorci della natura. E qui c'è la bellissima convenzione di Mosè a descrivere questi luoghi in maniera stupenda. E ancora ci sono ricorsi a momenti storici dei barbari, di Tullar Dardani come di grandi, ma ci sono, quindi torniamo sempre sul solito discorso, i fragelli moderni, il dramma della morte, per esempio, come è accaduto per la Mont Prince, che tutti sappiamo. Il libro si chiude con una accurata e preziosa nota dell'autore, questa è questa cosa molto bella, su Populonia, che illumina il volume del suo cammino e dei suoi contenuti, con una ricchezza di richiami storici e ambientali, e ne spiega le direzioni finali, che sono incentrate su una auspicata speranza sull'Europa, come lui scrive, della solidarietà e della pace, per far germinare nuove vitalità culturali. Dunque, concludendo, devo dire che è un altro ottimo volume di questo nostro pochetta, che è, diciamo, alla caratteristica di un verso sostanzialmente breve, ma carico di musicalità e stupore. Un libro che già è stato molto apprezzato dalla critica letteraria, basti dire che è rientrato tra i 20 volumi finalisti al premio Camaiore. Un libro che ci ripropone un autore, un uomo alla ricerca veramente della bellezza dell'umanità, come grazia che ci è concessa all'interno del nostro universo. Grazie. Scusa, signorina, si può abbassare l'aria condizionata o no?